Benvenuti al Natural History Museum di Londra per Repubblica.it per presentarvi il più grande animale mai vissuto sulla Terra, la balena blu. Ovviamente parliamo del suo scheletro che potete vedere alle mie spalle e proprio domani si inaugurerà questa esposizione unica al mondo, ospitata qui, come vi dicevamo, in uno dei più importanti musei a livello mondiale dedicati alla storia e alla natura. Ci troviamo nella sala centrale del museo e abbiamo avuto la possibilità di ammirare in anteprima questo scheletro di balena blu, al quale proprio oggi è stato dato un nome, Hope, Speranza, forse anche con una connessione legata ai tanti problemi climatici che si stanno respirando a livello internazionale, che ci sono a livello internazionale, che sono argomento di attualità. Ma entriamo nel vivo di questa nuova esposizione. Innanzitutto non si tratta di una novità, perché questo grande scheletro di balena blu, intanto diamo qualche numero, 25 metri di lunghezza per un peso totale di quasi 4 tonnellate, già era esposto nell'area dedicata agli animali marini, ma ha avuto così tanto successo nel corso dei decenni passati che è stato deciso di portarlo qui nella sala centrale. Ha preso il posto di Dipi, che forse molti di voi avranno già visto. Si tratta dello scheletro di un dinosauro, per l'esattezza di un Diplodocus, in esposizione fino al mese di gennaio. Qual è la differenza? Che in quel caso si trattava di una riproduzione in gesso, mentre in questo caso parliamo proprio di uno scheletro originale, di una balena blu ritrovata nel 1891 spiaggiata sulla costa irlandese. Quindi uno scheletro che ha 126 anni ad oggi, appartenuto ad una balena blu, uno degli animali, dei mammiferi più grandi, il più grande mai vissuto sul pianeta Terra. Quando è stato ritrovato, si presuppone avesse una vita di 15-20 anni. Nel 1892 è stato acquisito dal Museo di Storia Naturale di Londra, venduto da un intermediario che aveva prima venduto l'olio a un'azienda di produzione carburanti e poi la carne a un'azienda di produzione di cibo per animali. Era rimasto lo scheletro e il museo decise di acquistarlo per la cifra di 250 sterline, al cambio attuale circa 300 euro, poco più di 300 euro. Rimase nascosto, messo da parte fino al 1938, quindi per oltre 50 anni, quando il museo decise di esporlo nella nuova area che era stato realizzato, nella nuova area che era stata realizzata, che è per l'appunto quella dedicata agli animali marini. Milioni di persone dal 1938 hanno ammirato questo scheletro di balena blu, fin quando è stato deciso per l'appunto di portarlo nell'ala centrale di questo importantissimo museo. Balena blu, lo ricordiamo, è il più grande mammifero mai vissuto sul pianeta Terra. Purtroppo per la caccia a fini commerciali qualche decennio fa se ne contavano solo qualche centinaio di esemplari nei vari oceani, fin quando ovviamente si è messo un freno e adesso se ne contano quasi 20.000 individui. Oltre 220 sono le ossa che compongono questo scheletro. Originariamente la sua lunghezza, quando era in vita la balena blu, ricordiamo, al quale è stato dato il nome di Hope, Speranza, era di 25 metri per un peso di quasi 200 tonnellate. Alcuni esemplari arrivano anche a 30 metri di lunghezza, quindi immaginate la mole di questa balena blu. Particolarità che vi vogliamo far vedere
è la bocca, perché ovviamente per alimentare 200 tonnellate di peso c'è bisogno di tantissimo cibo, si calcola che sono quasi 4 tonnellate al giorno di cibo che può inghiottire la balena blu con un'apertura della bocca, delle mascelle che arriva addirittura a 90 gradi. Da domani quindi ci sarà la possibilità di ammirarlo in tutta la sua bellezza. Oggi abbiamo avuto questa anteprima esclusiva direttamente dal Natural History Museum di Londra, ingresso gratuito, e si presuppone che batterà il record del suo predecessore, che lo ricordiamo fino a gennaio, Dipi, lo scheletro, o meglio la riproduzione in gesso dello scheletro di un dinosauro, il Diplodocus. Anche in quel caso parliamo di dimensioni notevoli, era 21 metri, posizionato su terra, sul pavimento. In questo caso è stato deciso di appendere lo scheletro dal soffitto anche per dare un senso dell'originalità dell'ambiente in cui ha vissuto questa balena blu. E quindi, dicevamo, si presuppone che batta il record degli oltre 90 milioni di visitatori che dal 1949, quando Dipi, la riproduzione dello scheletro in gesso del dinosauro, ha registrato da quando è andato in esposizione fino a gennaio, quando è andato in tour, perché questo scheletro di dinosauro, infatti, il museo ha deciso di esibirlo anche in altri musei intorno al Regno Unito. Da domani quindi al Natural History Museum a disposizione Hope, il più grande scheletro mai esposto di un mammifero, anche perché parliamo della balena blu, il più grande animale mai vissuto sulla Terra, 4 tonnellate di peso, oltre 220 ossa compongono questo scheletro per una lunghezza di 25 metri. Ed è tutto dal Natural History Museum di Londra per Repubblica.it.